Ciao. Oh!
ottima partita del Palazzano nel primo tempo, abbiamo giocato penso quasi ad una porta, l'arbitro ha fischiato troppo fuori gioco, qualcuno non c'era, qualcuno c'era, comunque la prestazione della squadra locale è abbastanza superiore alla squadra prima in classifica, speriamo che continuiamo a giocare bene, speriamo pure che abbiamo nel secondo tempo la stessa prestazione e che venga il gol. Partita abbastanza equilibrata con occasioni da una parte e dall'altra. Più o meno le decisioni dell'arbitro sono giuste, forse l'ultima quando il fuorigioco sul numero 9 del Palazzano non c'è. Comunque secondo me il risultato è giusto. Posso? È una bella partita, solamente la dobbiamo vincere. Questa è la capolista. Pare che non ha niente di più di Pasqua da nostra. Chi sei tu? C'è un mezzo dirigente, va. Diciamo così. Vito, come ti sei dato il tempo? L'arbitro è stato molto fischiato molto in quel gioco, però secondo me c'erano tutti, fischiato molto bene. Alcuni si stavano lamentando per i fuori giochi. Ma sono tutti tifosi per il Baggiano che credono che i fuori giochi non ci stavano. Poi c'è stato un bel salvataggio di Bagnito. Ora vediamo il secondo tempo, come si svolgerà. Speriamo un bel primo tempo. E speriamo che vinciamo soprattutto. Il secondo tempo. Poi la prossima. Per chi ti fate voi? Noi per il Palazzano. Già, specialmente. Io.
Ma già sì, oggi abbiamo giocato calcio palagiano Verno, le partita valida per il primato in classifica, e abbiamo visto una bella partita dominata dalla squadra di casa. Il Verno è stata una squadra ben, come posso dire, ben impostata in campo, però siamo stati superiori con il gioco e abbiamo meritato la vittoria anche sbagliando il rigore. Abbiamo fatto una bella partita, bravi il mister con i cambi sugli under, ha dovuto farlo per forza. Ringrazio tutti per la partita, grazie.